Vuoi guadagnare anche tu fino a 4.000 euro online senza fare niente, stando a casa, non rischiando niente? Acquista anche tu il mio videocorso, il mio webinar. Oggi siamo qui dal mio appartamento al piano terra di Dubai, perché sono un povero di merda, come vedete. L'acqua purtroppo è ferma, è come se si fosse fermato un po' il tempo. Perché volevo aggiornare su quanto ho guadagnato quest'anno. Siccome l'avevo fatto tre o due video già su questa cosa, uno intorno a maggio, uno intorno a settembre, e poi mancava quello del sesto mese successivo, quindi adesso, cioè dovevo farlo da gennaio, ho ritardato un po'. Comunque, mettete un mi piace perché se lo farete diventerete ricchi da domani, subito, instant. Allora, io ve lo dico, premessa, non sono qui a vendervi nessun. Madonna, entriamo nel mio studio un attimo perché qua a Dubai fa troppo caldo. Allora, non sono qui a vendervi nessun videocorso oggi, nessun videocorso, nessun niente, non sono a vendervi qui niente, anche perché non ho la competenza per vendervi nulla. Non sono scemo fondamentalmente, ma abbiamo fatto un buon investimento, un ottimo investimento, e abbiamo tirato su una discreta cifra, cioè uno stipendio praticamente di una persona normale investendo pochi soldi. Premessa, altra premessa, vi ricordo che questa roba qua la dovete fare solo con i soldi che potete permettervi di buttare, per se non ne capite un cazzo come me quando ho iniziato. Quindi state attenti, mi raccomando, e quando entrate in questi mondi qua, mi raccomando, studiate, affidatevi a persone o amici che se ne sanno già, oppure a persone che competenti, non casuali. Allora, partiamo con l'inizio. Se vi ricordate, eravamo entrati nel mondo cripto. Alla fine del video poi vi dico tutta la somma, insomma, che abbiamo guadagnato. Eravamo entrati ad aprile con 1.000 euro e ovviamente non mi aspettavo nulla, perché tra l'altro ero entrato in un periodo di merda, perché dopo il giorno dopo in cui ero entrato io è crollato il mondo, no, non proprio il giorno dopo, però la settimana successiva in cui sono entrato io è crollato il mondo cripto per dei ban che ci sono stati in Cina. Ma non mi sono demoralizzato, ho lasciato lì quello che c'era e anzi ho buttato dentro altri 500 euro, quindi siamo a 1000 più 500 euro. Ok, poi adesso andremo a vedere nel dettaglio che cosa ho fatto. E niente, praticamente è passata l'estate, ho iniziato a studiare un po', non studio approfonditissimo, però quelle tre cose che servono, insomma, per indirizzare, insomma, gli investimenti, un po' di trading, eccetera. Abbiamo avuto poi un altro dip, un altro abbassamento del prezzo intorno a settembre, agosto, e ho fatto altri trade. In totale ho messo nel mio conto cripto, insomma, da aprile fino a agosto, fine agosto, 2500 eurozzi. Che voi direte, so tanti, vero. Ma in quanto li ho trasformati? Allora, ovviamente non siamo diventati ricchi assolutamente, però per i neofiti questo è stato un bel esperimento, vi dico, è stato figo, anche perché abbiamo trasformato 2500 euro in soldini, cioè non puzzette. Però vi dico, ci sono stati momenti in cui mi sono cacato sotto effettivamente, quindi da neofita ho avuto paura, però so benissimo da minimo di economia, quindi quando scende ovviamente non devi mai vendere, e vendere dovresti vendere quando sale, quando vuoi far profit, insomma. Allora, tra l'altro vi segnalo che se volete entrare nel mondo cripto tramite crypto.com, io sto usando quest'app, non è un video sponsorizzato, ragazzi, lo ripeto, non è un video sponsorizzato, è l'app che sto usando io e che ho usato io ed è abbastanza semplice, quindi io ho iniziato con questa, non so se poi mi sposterò su un'altra app tipo su Binance, su roba eccetera, però è un'app secondo me al momento molto semplice per chi vuole iniziare, per chi non ne capisce molto, molto intuitiva, quindi non vi servono particolari skill. Vi lascio il link qua sotto in descrizione con il mio codice, se volete joinare tramite il mio referral link. Se usate il codice, se usate il link, vi lascio in descrizione. Ottenete sia voi che io 25 dollari di bonus in CRO, che è buono, un ottimo starting, insomma. Allora, fondamentalmente, il wallet si divide in due parti, in quattro parti, anzi, ve lo spiego proprio alla bella e meglio, cioè non sono un professionista, ve lo dico proprio da dare incoglionito, vi faccio proprio.
L'ho spiegato scemo. Crypto Wallet, praticamente il vostro portafoglio di criptovalute. L'exchange invece fa riferimento alle criptovalute che ho trasferito sull'exchange, sulla, insomma, l'app proprio dell'exchange, che è l'app con cui si fa poi trade, poi lo vedremo. Dopodiché il Crypto Earn, che adesso vi spiego, e poi il Supercharger, che è una stronzata, cioè onestamente è una stronzata, o ci metti 100 milioni di euro oppure una stronzata. Fiat Wallet invece sono i soldi veri, e poi il Crypto NFT, non NFT zero, io zero culture sugli NFT, non ci ho messo un soldo. Allora, questo è il wallet delle robe che non ho ancora trasferito, perché stavo trasferendo tutto sull'exchange, mi ero tenuto queste piccole crypto nel crypto wallet, poca roba, stiamo parlando di pochi soldi. Prima di farvi vedere quanto ho guadagnato in totale, cioè a che cifra siamo arrivati, io vi dico subito che il mio approccio è stato molto basilare, ok? Nulla di estremamente cosmico, nulla di robe difficili, robe strane. Allora, il mio approccio è stato, siccome non ho tempo, troppo tempo per stare dietro anche a questa roba qua, ho fatto così: ho preso 3-4 cripto che mi interessavano a livello proprio di progetto, mi sono buttato a capofitto lì dentro, tipo, vabbè, Bitcoin, Ethereum, Terra e Solana, e poi tutta un'altra serie di cripto, diciamo, di altcoinine, messe lì comunque con pochi soldini. Per quanto riguarda il mio iniziale profit, non l'ho fatto né con Bitcoin né con Ethereum, poco con Ethereum. Mi sono selezionato 3 cripto che intorno al periodo di agosto, luglio, settembre facevano sali scendi, mi sono messo lì e ho iniziato a tradare lì dentro. Queste cripto sono FTM, probabilmente la conoscete, Solana, sicuramente la conoscete, e l'altra è, udite udite, Shiba Coin. Allora, che è una cacata per il momento. Per il momento, anche se ci sono dei progetti intorno, però è nata come merda coin. E anche se ci sono persone che sono fatti miliardi con quella coin, io no, ve l'assicuro. Ma adesso poi andrete a vedere. Abbiamo fatto un ottimo profit con Shiba Coin. Ok, adesso entrare in Shiba Coin è una cacata, però nel momento in cui ero entrato io, se vi ricordate i video vecchi, era un buon periodo. Vi faccio vedere, tipo, banale banale, quello che facevo io fondamentalmente è andare a prendere delle cripto magari con un minimo di hype, prenderle al dip e poi venderle nel top. Quindi, tipo, ad esempio, esempio banale, Tectonic, io adesso ho 16 euro che sono 17 milioni di Tectonic. Considerate che se non arriverà mai a 1, però nel caso dovesse arrivare a 1, ho 17 milioni di euro. Queste Tectonic, vi faccio vedere un esempio di trade banalissimo. Tra l'altro questo l'avevo fatto ancora così per gioco con crypto.com, ma io vi consiglio di switchare, di togliere tutte le crypto da qua e fare i trade tramite l'exchange, così risparmiate sulle fee. Esempio, 76 euro di Tectonic presi, rivenduti a 134, 133 intorno comunque al periodo di febbraio. Comunque un quasi per 2 vuol dire un 100% in più, quasi. Comunque questi sono i piccoli trade che ho fatto un po' su un bel po' di cripto. Lasciate perdere qua che siamo nel crypto wallet, perché ho messo tutto di là. Però diciamo che abbiamo fatto delle buone cose. Tipo ad esempio qua non ci sono tutti i Kronos che vedete, però tipo questa è la moneta del CRO. Considerate che tipo io in CRO ero entrato a 0,1 e ne avevo presi un bel po'. Adesso considerate che sta, se non sbaglio, a 0,4. Quindi abbiamo fatto un 400% del nostro investimento iniziale. Alcune le ho lasciate qui dentro, altre le ho trasferite sull'exchange, da cui poi insomma si fa un po' tutto. Allora, detto questo, che cosa, quanto siamo arrivati in totale? Da 2500 euro siamo arrivati alla cifra meme di 10.541,80 euro, che ieri erano 10.700, l'altro giorno ancora erano 8.000. Sì ragazzi, perché io adesso ve l'ho fatto oggi il video, perché volevo farlo oggi, però volevo farvelo anche due settimane fa, quando erano a 8.000. Ok, siamo comunque in profit, ma i soldi salgono e scendono. Perché vi dico questo? Quando ci sono gli influencer che vi fanno vedere, i crypto influencer che vi fanno vedere il loro saldo, tipo io adesso ho fatto 8 euro, però l'altro giorno stavo a più 1000. Però quei 1000 non è che ce li ho in tasca, cioè quei 1000 restano lì dentro e poi posso fare due cose: o li lascio lì o li prendo, me li mangio e me li trasferisco in euro, in dollari, quel che è. Quindi diciamo che il mio più 8, più 800, più 1000 euro che resta qua, resta lì. Poi il giorno dopo può essere meno 1000. Questo è il senso. Per farvi vedere come sono arrivato a sta cifra qua, ragazzi, vi prendo le mie coin. Tra l'altro vi faccio vedere le mie preferite, che sono queste qua. La razza con cui scelgo io, per quanto mi riguarda, i coin da seguire sono
fonti esterne, amici, colleghi e poi l'andamento un po' del mercato. Tipo, adesso se io dovessi darvi il mio piccolo consiglio, terrei sotto d'occhio Solana e FTM, che sono nel loro periodo più buio. Dall'altra parte abbiamo un Terra che sta a 96 dollari, l'avevo preso a 30. Faccio vedere dei piccoli tradini che mi ha fatto, ad esempio, con Shiba. Con Shiba, che adesso io non vi consiglio di prendere perché è sempre un po' troppo, una roba un po' laida, ok? Ci avevo messo pochi soldi. Il 17 agosto ci avevo messo 79 euro. Questi 79 euro li avevo poi rivenduti e ci avevo fatto 102 euro. Sono andato avanti così per un tot di volte. Qua avevo preso 20 milioni nel suo dip di Shiba. Avevo speso 500 euro in Shiba, che poi questi 500 euro a caso, ve lo giuro, a caso, sono diventati 1500. Abbiamo fatto questi 10k che personalmente resteranno lì. Io non so se ho intenzione di rifare trade, soprattutto con tanti soldi, perché un conto è lo fai con soldi, con pochi soldi, ok? Un conto è lo fai con dei soldi importanti che ti servono per vivere, che ti servono, che ne so, non lo so, banalmente dalla macchina al una casa, quel che è, mutuo, quel che è. Un conto è lo fai tipo con pochi soldi, ti porti a casa il tuo piccolo profitto. Per alcuni magari questi 10k, 10.000 5 saranno pochi, per altri saranno tanti. Per chi ne sa e chi ci lavora in questo mondo sono pochissimi, perché chi è capace si porta anche a casa 1.000-2.000 euro al giorno per davvero. Io purtroppo non so farlo. Nei momenti in cui ho fatto trading e mi ci sono messo là, i miei 200-300 euro al giorno riuscivo a farli. Non sempre, l'ho fatto per un piccolo periodo di tempo quando era altalenante. Vi consiglio di provarci? Sì, se avete appunto dei soldi da buttare. Se avete dei soldi invece tipo l'eredità della nonna, ve li giocate in Shiba Coin? No, ovviamente. Il mio consiglio è invece uno, e vale probabilmente per tutti e magari sarete anche d'accordo voi: nei vostri investimenti, nella vostra gestione dei soldi, tenetevi magari una piccola parte dei vostri investimenti in cripto. Esempio, di 10.000 euro che vi regalerà la nonna, un 1.000 euro, un 2.000 euro e li ficcate in cripto. Magari mettete di quei 2.000 euro in cripto, diciamo safe, come ad esempio un Bitcoin, un Ethereum, un Terra in questo momento. Magari progetti che hanno un divenire da qua magari a 10-15 anni interessanti, e magari quei 2.000 euro, che ne so, li trasformate in 10.000, che saranno anche poche, però sono comunque soldini che in banca sarebbero morti. Io continuerò, ragazzi, con questo esperimento. Poi magari tra altri 6 mesi vi aggiorno sulla situazione, a quanto siamo arrivati. Io personalmente ritengo un ottimo esperimento, riuscito per quanto mi riguarda, che ci ha fatto sudare freddo, che però ci ha dato delle ottime soddisfazioni. Ho fatto un per 5 più o meno, una cosa del genere, considerando anche che quei 1000 euro probabilmente in banca sarebbero andati a morire. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. So che sarò stato non esaustivo assolutamente, però ho provato a spiegarvi in non so quanti minuti, io spero in 10, massimo 10 minuti, la mia esperienza totale. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella.